benedetto il tuo santissimo nome. Alleluia, Padre nostro. Ancora questa sera siamo qui nella tua casa, alla tua presenza. Perché, oh Signore, tu sei tutto per noi, sei la nostra vita. Signore, senza di te non sapremmo, Signore, fare nulla. E senza di te, oh Signore, ci sentiremmo smarriti. Signore, come quei bambini che senza genitori. No, Signore, quindi siamo qui perché vogliamo sentire, Signore, ancora questa sera il tuo parlare, le tue carezze, alleluia, i tuoi insegnamenti. Quindi, Signore, il nostro orecchio è ben attento. Parlaci, ammaestraci. Signore, se abbiamo bisogno di riprensione, riprendici e consolaci. Se abbiamo bisogno, e questo ce l'abbiamo sempre, di consolazione. Alleluia, te lo chiediamo nel nome e per la gloria di Gesù, insieme a te, benedetto in eterno. Amen, amen, amen. Alleluia. Quando Gesù diciamo si incarnò in Maria Vergine e poi si fece grande all'età che effettivamente lui poteva regnare. Alleluia. E allora quelli che lo volevano fare re, lui disse no, perché il mio regno non è di questo mondo. Alleluia. Perché non perché lui è completamente estraneo, perché vedete, giustamente le scritture si devono ben capire, non è tanto facile poi capirle, alleluia, però con la guida dello Spirito Santo che il Signore dà si riesce a capire ogni cosa. Quando lui ha detto appunto il mio regno non è di questo mondo, non ha detto che non ha voluto intendere che lui era un estraneo di questo mondo, perché questo mondo è stato creato da lui. Quindi, amen. L'ha creato lui. Perché lui ha, quindi lui si riferiva esclusivamente al regno, cioè in quel periodo lui non era venuto per regnare. In questo momento, volete dire, il mio regno non è qui sulla terra. Perché? Perché appunto lui doveva prima sistemare tante cose, soprattutto, ecco, pagare il sacrificio, dare la sua vita per la nostra. Amen? Perché quando lui è andato sulla croce ha dato la sua vita al posto nostro, perché noi a causa dei nostri peccati dovevamo morire. Quindi lui ha detto no, per i vostri peccati muoio io,
Quindi vedete, allora dice, quindi per i vostri peccati muoio io, quindi non tu, è venuto per pagare. Allora, grazie Gesù, grazie Gesù. Guardate che bell'esempio che mi ha dato sulle stanze, bello, bello, bello che uno si asciala. Allora, lui ha voluto, allora, seguite, quando lui è venuto la prima volta, cioè che si è incarnato in Maria Vergine e poi si fece grande, no? Perché lui si doveva incarnare per vivere in mezzo agli uomini, è giusto? Oh. E allora, quando lui è venuto la prima volta, quindi che si è incarnato e si fece grande, e poi è andato a finire in croce, lui, guardate, gloria all'Altissimo, lui, da creatore di tutte le cose, lui, Signore e padrone dell'universo, si è fatto, vedemmo sonzettati, che si è fatto? Che si è fatto? Ecco, vedete, sapete perché? Per farvi questo, che questa è stata una rivelazione, perché io non è che sono più bravo di voi. Io non sono più bravo di voi. Ma è per farvi capire quando interviene lo Spirito Santo che rivela, illumina. Allora, perché se voi mi aveste risposto esattamente, correttamente, non sarebbe stato lo Spirito Santo a rivelarmi quello che ora sto per dirvi. Perché era alla portata di tutti. E allora, lui, quando, vedete, allora, ripeto, lui, creatore di tutte le cose, dell'universo intero, creatore dell'uomo stesso, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, quindi creatore di tutto, si è fatto... Beggio, ma frate, manco chi sta giusto. Allora, si è fatto debitore. Lui, creatore, Signore, quindi padrone, si è fatto debitore. Ecco perché il mio regno non è di questo mondo. Si è fatto debitore perché, andando in croce, ha pagato per il nostro peccato, per la nostra vita. Lui ha pagato il prezzo delle nostre anime. Quindi noi eravamo debitori nei confronti di Dio, ma come poter pagare? Allora Gesù, vedete, si è, quindi lui padrone, lui Signore, lui è creditore, perché creditore è colui che fa credito, Gesù, se non mi sbaglio, lui creditore si è fatto debitore. Amen. Vedete, gloria all'Altissimo, che cose meravigliose che fa il Signore, alleluia. E allora, vedete, ecco perché ha detto il mio regno non è di questo mondo, perché per ora, in questa fase, in questo arco di tempo, cioè dalla mia nascita, seguitate, dalla mia nascita mediante Maria Vergine, alla crocifissione, quest'arco di tempo, che è stato di 33 anni circa, in questi 33 anni circa, lui da padrone, da creditore, si è fatto debitore in quest'arco di tempo. Quindi per 33 anni, lui si è fatto. Perché? Allora, con la risurrezione, allora lui ha riacquistato i suoi pieni poteri. Amen. È diventato nuovamente Signore padrone. Ora, alleluia, gloria all'Altissimo, ora lui può dire, o morte, dov'è il tuo dardo? O morte, amen, gloria a Gesù. Allora, dov'è la parte che tu puoi colpire? Alleluia. Amen. Quindi, allora, fatto tutto questo, lui ora può ritornare, come ci sta spiegando, nel millennio. Allora nel millennio
Lui viene e dice: finalmente sono venuto per regnare, il mio regno è di questo mondo. Ora regneremo insieme per 1000 anni, dopodiché ci sarà la risurrezione, diciamo, dei morti, quella lì finale, allora andremo tutti in cielo. E allora, andando tutti in cielo, canteremo alleluia, alleluia, perché abbiamo vinto, quindi gloria a Dio, alleluia, amen, alleluia. E allora vogliamo cantare un altro cantico, alleluia, amen. Amen. E con di un giorno tu moristi, vedete quello che appunto il Signore mi ha fatto dire, ecco qui l'abbiamo adesso cantato. Ma guardate come in verità neanche se ci eravamo messi d'accordo con loro che hanno poi scelto questo cantico, perché chiaramente io non sapendo, guardate come, ecco, la presenza del Signore, la guida dello Spirito Santo, come appunto è coordinatore, ecco, lo Spirito Santo vi guiderà in ogni verità. Allora, vedete quindi come quando c'è la presenza del Signore, come si vede l'opera dello Spirito
Spirito Santo che fa tutto, che non è l'essere umano che stabilisce le cose che si devono fare alla presenza di Dio, ma che è il Dio stesso mediante il suo Santo Spirito. Alleluia. Voglio avere le tue virtù in modo tale che io possa essertene grato, perché guardate che se noi non possediamo le vere virtù come quelle di Gesù, non potremo mai capire quello che Lui ha fatto e continua a fare giorno per noi. Perché se noi rimaniamo in vita, fratelli, è perché Lui ci provvede, perché la vita, ogni cosa scaturisce da Lui, da Dio. Quindi se noi siamo in vita è perché effettivamente Lui continua a darci vita. Amen. Quindi noi lo dovremmo ringraziare sempre, gli dovremmo esprimere la nostra gratitudine del continuo ed anche la nostra riconoscenza. Amen. Non potendo offrire niente a Lui, che Lui Signore e Padrone dell'universo, di tutte le cose, gli vogliamo offrire quello che il nostro cuore sente ancora questa sera, la nostra lode, la nostra preghiera, con semplicità di parole, di espressione. Amen. Andiamo in preghiera e presentiamo tutti coloro che sono infermi e che sono pure assenti. Benedetto tu sei, Signore. Alleluia. Che ci concedi grazie, Signore, di comparire alla tua presenza, al di là dei nostri meriti, appunto perché non ne abbiamo. Ma tu come Padre non ci chiedi dei meriti, perché come Padre, o Signore, ci guardi con gli occhi dell'amore, del vero amore. Alleluia. Ed il tuo amore ti spinge sempre a perdonarci. Alleluia. E a donarci tutte le cose che abbiamo di bisogno. Così dal cuore che ti diciamo grazie. Sì, grazie a te, Padre Santissimo. Grazie a Gesù e allo Spirito Santo, ora e sempre, in eterno. Amen. Alleluia, amen, amen. Così anche questa sera vogliamo leggere la sua parola, come la troviamo scritta. Allora, come la troviamo scritta nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 1. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli e la parola era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli, cioè Giovanni, non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza della luce. Egli, la parola, era la luce vera, che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli era nel mondo, ed il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua, ed i suoi non lo hanno ricevuto, ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Giovanni testimoniò di lui e gridò, dicendo: questi è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. E noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è colui che lo ha fatto conoscere. Amen. Fin qui la lettura.
Alleluia. Nessuno ha mai visto, dice Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre, è colui che lo ha fatto conoscere. Perché appunto, vedete come il Signore ci ha, soprattutto ultimamente, spiegato, alleluia, Gesù è della stessa sostanza del Padre. E infatti, vedete qui, lo dice, nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre, alleluia, è colui che lo ha fatto conoscere. Ed ecco perché, vedete, Gesù spesso diceva, chi ha visto me ha visto il Padre, ed io e il Padre siamo uno, perché effettivamente sono della stessa sostanza, alleluia. E allora, il Signore in questi istanti mi ha dato un piccolissimo esempio, no? Allora, una madre che è in stato interessante e deve partorire, ha già nel suo seno, cioè dentro di sé, ha un'altra creatura, però a tutti gli effetti è della stessa sostanza della madre che lo tiene in seno, che ce l'ha nel seno, no? Alleluia. Perché è la madre che lo nutre. È vero o no? Voi che siete femmine, lo sapete meglio di me, io non è che sono. Quindi è la madre che, vedete, mi sembra che sia attraverso l'ombelico che dà nutrimento al. È così? Che dà nutrimento al. Ecco, vedete, Gesù. Seguite attentamente, Gesù è la stessa cosa, è come un figlio che è nel seno della madre. Quindi, allora, la vita che possiede Gesù gliela trasmette il Padre. Alleluia. Quindi tutte e due sono della stessa sostanza, no? Alleluia, gloria a Dio. Certo, la madre è madre, il figlio è figlio, però sono della stessa sostanza. Quindi, se non ci fosse la madre, non potrebbe esserci il figlio, è giusto? Alleluia. Ecco, così è Gesù con il Padre. Allora, quindi i due sono la stessa cosa. Ora, siccome, vedete, diciamo, il Dio è presente nell'universo intero, alleluia, la stessa cosa lo è per Gesù. Lui è pure nell'universo intero, perché, seguite, fa parte della stessa sostanza del Padre. Amen? Non so se io l'ho capito, quello che il Signore vuole. Ora spero di farmi capire da voi, è giusto? E allora, praticamente, ma a tutti gli effetti sono due persone, come la madre è una persona e il figlio è un'altra persona, però della stessa natura, perché così è Gesù con il Padre. Ecco, io e il Padre siamo uno, alleluia. E allora, diciamo che poi una volta che il figlio nasce, cresce, diventano separati, però vedete, così non è con Gesù, perché Gesù, dopo essere stato generato dal Padre, rimane sempre, alleluia, collegato al Padre, e i due si muovono contemporaneamente, alleluia. E per, vedete, il Signore, per poter creare tutte le cose, perché è chiaro, lui sapeva della caduta dell'uomo, cioè di Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden, e che poi doveva venire Gesù per pagare per noi, ecco perché il Signore mi ha fatto fare pure quel discorso inizialmente,
Quindi lui si è fatto debitore, perché è venuto per dare la sua vita per noi, perché Adamo ed Eva peccarono, e quindi Dio cosa aveva detto? Se mangiate il frutto della conoscenza del bene e del male, per certo morrete. Quindi loro sarebbero, e poi successivamente sono morti fisicamente. Se loro non avessero mangiato il frutto della conoscenza del bene e del male, non sarebbero morti. Amen. Sarebbero vissuti eternamente, perché, come il Signore ci ha spiegato, nel giardino dell'Eden, oltre all'albero della conoscenza del bene e del male, c'era anche l'albero della vita, che loro che poi il Signore ha messo gli angeli lì a custodia con le spade sguainate, affinché non si avvicinasse Adamo oppure Eva, perché mangiando il frutto dell'albero della vita sarebbero vissuti sempre. Allora il Signore, loro non potevano vivere sempre nel peccato. Amen, gloria a Dio. E allora, quindi il Signore, per fare tutto questo, ecco la grande sapienza di Dio, l'onniveggenza di Dio che vede nel futuro. Amen? Ecco, la gente, vedete, le persone ignoranti nelle cose di Dio, dicono, oh, se lui fosse stato il figlio di Dio, non avrebbe dovuto permettere che lo crocifiggessero. Ma guai se non fosse stato crocifisso Gesù, perché noi saremmo rimasti nei nostri peccati. Lui non avrebbe pagato con la sua vita. No, è proprio perché lui ha dato la sua vita, perché lui è morto, noi siamo stati risuscitati. Amen. E quindi, vedete, lui è potuto risuscitare perché non aveva commesso peccato. Alleluia. Perché vedete, se lui avesse commesso pure peccato, il Padre non l'avrebbe potuto risuscitare. Alleluia. Quindi grazie, vedete, all'onnisapienza di Dio, dice, ecco, io faccio incarnare il mio figliuolo in Maria Vergine, lui diventerà uomo, alleluia, amen, e come uomo lui prenderà il posto di Adamo. Amen? In modo tale, il primo Adamo ha fallito e ha procurato la morte a tutta l'umanità, mandando il mio figliuolo, facendolo incarnare, facendolo diventare uomo, allora lui prenderà il posto del primo Adamo, e allora lui darà la sua vita al posto della nostra vita. Amen. Vedete, dice, nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Vedete che il Padre ed il Figlio sono la stessa cosa. Alleluia. Amen. Solo che, giustamente, il Figlio è inferiore. Io vi ho portato l'esempio della madre e del figlio che porta in grembo, no? Alleluia. Allora, vedete, nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Vedete, quante volte, magari nel passato, leggevamo questi versetti o questo capitolo, sapete, e non era tanto facile capire, perché dice, ma la parola era Dio, era presso Dio, ma come stanno qui le cose? Un po' uno veniva preso dalla sopraffatto, un po' dalla confusione. Ecco, il Signore, vedete, a suo proprio tempo poi ci spiega come stanno le cose. Ecco perché, vedete, gloria a Dio, quelle meravigliose rivelazioni che il Signore ci ha dato, che ci hanno fatto, almeno a me hanno fatto. Infatti ora, quando vedete, leggo certe cose, ho una visione nitida, chiara, di come stanno le cose, cose che prima più che altro accettavo, credevo per fede, ma non per convinzione vera e propria, perché se uno non conosce, come può convincersi? La convinzione viene dal vedere i fatti concreti, è giusto? Alleluia. Altrimenti uno crede così, per fede, per fiducia. Perché, che so, vi porto questo esempio. Se io vi dico, sapete fratelli, io sono capace di fare questo libro dei cantici. Dici, guarda, io conosco il fratello, mi fido. E dico, sì, ci credo che lui può fare questo libro dei cantici, no? E quindi questo io, crede uno per fede, cioè per fiducia, per rispetto, per amore. Ecco, uno crede. Però se io poi
lo faccio veramente questo libro, allora la vostra fede viene fortificata, perché prima avevate fede, avevate creduto che io ero capace di farlo, vedendomelo fare, allora dice, ora possiamo dire con fratello, è veramente quello che ha detto che lui era capace di farlo, perché lo ha fatto. Quindi vedete che la convinzione è completa, è totale. Alleluia. Ora vedete, certe cose che sono scritte, noi le accettiamo inizialmente per fede, perché abbiamo fiducia in Dio, perché siamo timorati di Dio, perché amiamo Dio, ma non per convinzione, perché già abbiamo visto. Ecco, il Signore con quelle rivelazioni che mi ha dato, adesso ha fatto sì che io credessi, alleluia, amen, non solo per fede, ma ora anche per conoscenza, alleluia, perché ho visto, ho capito, alleluia, amen, alleluia. E infatti dice, vedete, nel principio era la parola era presso Dio e la parola era Dio, perché era, ripeto, della stessa sostanza, della stessa massa, alleluia, amen. Tutte le cose, vedete, sono state fatte per mezzo di lui, cioè qui appunto inizialmente parla, ancora non lo fa capire, ma successivamente, nei versetti successivi, man mano che noi leggiamo, lui ce lo fa capire che parla di Gesù, che si deve incarnare. Quindi vedete come Gesù era presso il Padre prima ancora che il mondo fosse, perché tutte le cose sono state create per mezzo di Gesù, che in spirito era presso il Padre. Alleluia. Amen. E infatti dice, tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Alleluia. E poi guardate, Egli, dice, era nel mondo, guardate, egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Vedete che tutta, va per dire, lui ha creato tutte le cose, il Padre Eterno ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù, è giusto? Ora, quindi, quando lui è venuto sulla terra, che si è incarnato in Maria Vergine, è venuto a casa, in casa sua, per dire, perché io ho creato, dice Gesù. Cioè, il Padre mio ha creato tutte le cose per mezzo di me. Permettete che ora... A me? Allora, se un padre, no? Sono padre e figlio, oppure padre e figlio, potrebbe essere figlio, no? Padre e figlio, che cosa fanno? Costruiscono una casa. Quindi il padre decide di costruire una casa, no? Una casa, e allora e la costruisce per mezzo di suo figlio, perché suo figlio collabora con il padre alla costruzione della casa, perché non è successo mai, oppure ai giorni nostri non ci sono che, per esempio, il padre è costruttore, io figlio è pure un muratore, no? Sì, non è una cosa sana dall'altro mondo, è vero. Allora, per un momento facciamo così, che il Padre Eterno è il costruttore e Gesù è un muratore. Quindi il padre costruisce per mezzo del muratore di Gesù tutte le cose, la casa. Ecco, poi che cosa fa? Finita questa casa, la dà non in affitto, ma la dà, diciamo, ai suoi servi, o ad altri figli, però, diciamo, o nipoti, parenti, diciamo. Perché poi tutti discendiamo da Dio, no? E allora, un certo momento, il figlio del costruttore, in questo caso che è Gesù, è un esempio, per far capire bene le cose, E allora, a un certo punto, diciamo, il figlio del costruttore che ha costruito la casa, che era andato lontano, insomma, perché abitava in un altro posto, Dio abita in cielo, allora viene e cerca di entrare in casa sua, quella che lui ha costruito.
quelli che vi abitano, dice, così tu. Alleluia. Dice, chi sei tu? Alleluia. Via, fuori. Dice, come che sono io? Fuori. Io sono il padrone della casa. Il mio padre che l'ha costruito. L'ha costruito per mezzo mio. Io e il padre l'abbiamo costruito insieme. E ora voi vi buttate fuori. Così hanno fatto gli uomini, fratelli. Scribi, farisei, i sacerdoti di allora, Caiafa lì, no, che era il capo, capoccia, no? Lui l'hanno buttato fuori, non l'hanno fatto entrare. Infatti, gloria a Dio, lui è venuto in casa sua perché il tempio stesso di Gerusalemme era la figura della sua casa. E i sacerdoti non l'hanno accettato, non l'hanno ricevuto, anzi Caiafa lì ha fatto di tutto per farlo condannare da Pilato, e ci è riuscito, alleluia, perché vi ricordate quando Pilato stesso dice, ma senti, perché Pilato era una persona intelligente, sapeva capire le cose, dice, ma insomma costui non ha fatto niente di male. Ecco, trovò una scorciatoia, un escamotage, dice, vediamo se lo posso liberare. Dice, sentite, io ogni periodo di Pasqua libero un detenuto, no? Chi volete che io liberi? Barabba o Gesù, il Cristo? Allora i sacerdoti dice, Barabba. Perché magari tutta la gente che aveva assistito alla moltiplicazione dei pani, che aveva assistito per esempio alla risurrezione di Lazzaro, del figlio della vedova di Nain, della figlia di Jairo, insomma tutte quelli avrebbero gridato, liberaci Gesù. Invece guardate il potere dei sacerdoti. Stava dicendo che mi hanno bene in ogni tempo, non so fino a che punto, e dico io, guardate che danno che hanno fatto sempre. Dice, no, gli dovete dire crocifiggilo, e no, è liberaci Barabba. Fratelli, tutti quelli che avevano mangiato dei pani erano stati saziati, tutti quelli che avevano ricevuto guarigione, erano state, quindi quelli che erano posseduti erano stati liberati, e insomma tanti malati guariti, tuttora lì, crocifiggilo, liberaci Barabba. Benedetto sia l'Altissimo. Vedete come è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, non l'hanno accettato, non lo hanno fatto entrare manco in casa. Alleluia. Alleluia. Egli è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Però dice, a tutti quelli che lo hanno ricevuto, cioè che hanno creduto in Gesù come figlio di Dio e creatore di tutte le cose, ivi compreso il Tempio di Gerusalemme, dice, allora a quelli lì il Dio ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, veri figli di Dio. Alleluia. Amen. Alleluia. A quelli di diventare figli di Dio, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Per dire, no, questo, seguite attentamente, i quali, allora, ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, vedete, che quelli che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Cioè non è in virtù della natura umana, ma perché hanno creduto in Dio, credendo in Dio, soprattutto credendo nel sacrificio di Cristo, credendo in Gesù Cristo, nel suo sacrificio, allora sono stati lavati, purificati dai loro peccati, quindi come nati di nuovo, ma non perché sono nati di nuovo, figli sono ammesso padre, ma nati di nuovo in Dio che li ha fatti nascere di nuovo, perché li ha lavati, purificati, e quindi trovandosi morti nei loro falli, nei loro peccati, e Dio lavandoli, purificandoli dai peccati, li ha fatti come, non li ha fatti come, li ha o meglio, ci ha risuscitati, perché noi eravamo morti, noi vivevamo, sì, ma tanto come l'animale, come vivono gli alberi,
Ecco, come sono gli animali che sono destinati a morire? Come sono gli alberi, le piante, le erbe che sono destinati a morire? Vivono, sì, però sono destinati a morire. Noi esseri umani eravamo sì, tali come animali, come alberi, però destinati a morire. Ora che abbiamo creduto in Gesù, nel suo sacrificio sulla croce, che ha pagato per noi, che è morto al nostro posto, allora che abbiamo creduto, allora dici, tu hai creduto che io sono morto per te? Allora io ti cancello i peccati. Tu eri morto a causa dei tuoi peccati, ora io, poiché i peccati te li ho cancellati, ti risuscito. Ti faccio vivere una nuova vita. È qui che dobbiamo fare attenzione, rimanere sempre grati e riconoscenti al Signore. Amen. Ricordandoci appunto che Lui ha dato la sua vita sulla croce per noi. Ognuno di noi deve dire, Gesù, sei morto per me. Alleluia. E mi hai fatto ora figliolo di Dio. Alleluia. Vedete? I quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Alleluia. E la parola, ecco, guardate, come appunto qui lo fa capire chiaramente che la parola si riferiva a Gesù. Perché? Che era presso Dio ed era Dio. Amen? Guardate cosa dice. E la parola si è fatta carne, che era presso Dio. Allora, rileggo in modo tale che la cosa ci rimanga impressa. Allora, e la parola si è fatta carne ed è ed ha abitato fra di noi. Attenzione, leggo all'inizio. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, la parola era Dio. E la parola era nel principio con Dio, tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, e la parola si è fatta carne ed è abitata fra di noi. Vedete? Ho saltato tutti gli altri versetti e mi sono collegato subito con questo versetto in modo tale che il concetto rimanesse, diciamo, impresso. Alleluia. Ecco per dire, gloria all'Altissimo. Quindi, e la parola, vedete, si è fatta carne, cioè si è fatto uomo, vuol dire si è fatta carne, si è fatto uomo, sottinteso, ecco, per mezzo di Maria Vergine. E quello che vi raccomando, non fate come fanno tanti che parlano male di Maria Vergine, guardatevi bene dal farlo, perché è un terribile peccato. Chi bestemmia il nome di Maria commette un terribile peccato, come se bestemmiasse Dio o Gesù Cristo. E così ogni servitore di Dio, che è, non si deve mai bestemmiare, cioè non si deve mai calunniare. Alleluia. Amen. Perché si commette peccato. E fratelli, non è da confondere. Quando il Signore ci insegna che noi non dobbiamo adorare i santi, non dobbiamo adorare Maria, nessuno bisogna adorarli, ma non vuol dire questo, disprezzateli o bestemmiateli. Oh, guardatevi bene dal farlo. Perché sono elementi scelti da Dio per un ruolo ben preciso, di grandissima importanza. Amen, gloria a Dio, alleluia. Tant'è vero, guardate, che Gesù stesso ha detto degli apostoli, dice, chi riceve voi, riceve me. E chi riceve me, dice Gesù, riceve colui che mi ha mandato. Vedete? Quindi, allora, se io insulto, se io bestemmio, se io, parlo male di un servitore di Dio, in quel momento è come se parlassi male di Gesù. Chi parla male di Gesù, automaticamente parla male del Padre che lo ha mandato. Vedete? Che è tutto un insieme di cose. Ecco perché ognuno ha una scarpa, come si suol dire, no?
Attenzione, fratelli, che i servitori, tutti i servitori di Dio vanno rispettati, onorati. E come ha detto pure Gesù, e chi vi dà, dice, un bicchiere d'acqua, non perderà il suo premio. Alleluia. Amen. Vedete come il Signore Gesù ci tiene che i suoi vengano onorati. Alleluia. Chi non onora i servitori di Dio, non onora Gesù. Chi non onora Gesù non onora il Padre che lo ha mandato. Vedete, è tutta una catena. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Ecco, quindi bisogna rispettare tutti, l'onore a chi l'onore, il tributo a chi tributo, quindi però vedete, attenzione, non bisogna mai confondere, attenzione, il rispetto, l'onore con l'adorazione, perché l'adorazione va soltanto, unicamente a Dio che ha creato tutte le cose e al suo figliolo Gesù, alleluia, amen. Come ci insegnano pure gli apostoli stessi, alleluia, amen, gloria a Dio, alleluia. E vedete, quindi dice, e la parola, quindi, si è fatta carne, e quindi, come si è potuta fare carne? Guardate come effettivamente, tutto sommato, Gesù poteva farsi pure carne senza l'aiuto di Maria Vergine, si poteva fare. Perché noi abbiamo visto ai tempi di Abramo, no? Ai tempi di Abramo, vi ricordate quando l'angelo dell'Eterno, che era Gesù, è andato insieme a due angeli quando hanno distrutto Sodoma e Gomorra? Poi successivamente, oh, e Gesù quella volta gli annunciò a Sara la nascita di Isacco. Amen. Gloria a Dio. Vedete che loro mangiarono, mangiarono lì a presenza di Abramo. Sia Gesù che i due angeli mangiarono, e come mangiarono? Si mangiarono la gagliata, si mangiarono la carne che Abramo gli fece preparare, il pane azzimo che Abramo gli ha fatto preparare pure ai servitori, a Sara stesso. Vedete come il Signore avrebbe potuto anche fare di Gesù, dare un corpo a Gesù di carne, perché fratelli, se Gesù lo mangiava una volta, non è che lo spirito mancia. È giusto o no? O no? O mi stai sbagliando? Uno spirito non mancia. Uno spirito può sentire, può vedere, può camminare, può fare tutte cose, ma non può mangiare. Alleluia. Per poter mangiare il prodotto della terra, deve avere un corpo di carne. Quindi il Dio, vedete, l'avrebbe potuto fare, alleluia, però, vedete, non sarebbe stata una cosa corretta in base a quello che lui avrebbe voluto, o meglio voluto e dovuto fare, perché Gesù, vedete, allora, venga e mi spiego. Cioè, perché il Signore mi dà da spiegare chiaramente nell'istante che Lui mi dà da capire e da spiegare, io spiego. E allora, in quella circostanza, il Dio ha dato un corpo di carne, tanto ai due angeli, che come pure a Gesù, che era l'angelo dell'Eterno, gli ha dato un corpo di carne. Attenzione, perché Dio è creatore di tutta la materia. Quindi lui in qualsiasi istante, in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza, lui potrebbe creare un uomo. Come ha fatto con Adamo nel giardino dell'Eden, che ha avuto bisogno di... Non l'ha fatto dall'argilla, dalla polvere della terra, dice, e poi gli soffiò nell'alito di vita. Ecco, vedete, allora, il Dio, siccome lui è onnipotente, cioè in lui c'è la pienezza di tutto, quindi materia compresa. Amen. Quindi lui, essendo, e allora vi porto un esempio, questo esempio semplice. Se voi andate da
panificio, no? Voi potete trovare soltanto pane, poi biscotti, cose, ecco, una certa quantità di roba, diciamo, oh, però è ridotta, è giusto? Se andate in un salumiere, potete comprare sì, pane e tante altre cose, salame, prosciutto, tutto, tutto. A me ci siamo fin qui? Sì o no? Ma non aveva tutte cose? Non ha tutto. Allora, saliamo più in alto. Andiamo, avanti, non voglio fare troppo cose, nell'ipermercato. Ipermercato, sapete che vuol dire? Che uno sa se la macchina pure da dincia e trova di tutto. Insomma, chi pure che ci fa i manicure. Trova di tutto, l'ipermercato, c'è tutto. Amen? Allora, la massia, alleluia. L'uomo è come paragonammo o beneficio. Alleluia. Gli angeli come un supermercato, Dio ipermercato. Tutto. Quindi allora il proprietario dell'ipermercato, che può fare? Quindi lui può disporre di tutto, può fare di tutto perché possiede tutto. È vero o non è vero? Non è che ho bisogno di fare carte caramelle fuori, perché ci trova di tutto lì, no? Allora, Dio, ecco, possedendo lui tutto nella sua natura, nella sua struttura, nella sua materia, lui avendo tutto, allora, come il coso lì, il proprietario dell'ipermercato, dove vogliamo, dice, guarda, voglio fare un'insalata di pomodoro. Non ha bisogno di andarsi a comprare i pomodoro. Non ha bisogno di andare a cattare il sale. Non ha bisogno di andare a cattare l'origano, se ci vuole mettere l'origano. Amen, è giusto? Non ha bisogno di andare a comprare l'olio, insomma, i vari ingredienti per farsi un'insalata di pomodoro. È vero, perché possiede tutto. È giusto? Dio è la stessa cosa. Lui possiede tutto e può fare angeli, serafini, cherubini, può fare uomini, può fare donne, può fare tutto, perché possiede tutto. Amen? Sono stato chiaro, semplice nel farmi capire? Alleluia. Amen. Ecco, allora, praticamente, lui avrebbe potuto fare Gesù uomo in quella maniera, però, la natura in quella maniera di Gesù non sarebbe stata, vedete, formata, discesa da Adamo nel giardino dell'Eden che aveva peccato insieme a Eva. Ci siamo? Perché, seguite attentamente, perché praticamente in poche parole, allora, i due angeli, compreso Gesù, l'angelo dell'Eden, che si presentarono da Abramo e mangiarono, il loro corpo di carne era senza peccato. Cioè non aveva la loro carne non era carne di peccato, perché non erano stati tratti dalla natura di Adamo, ma erano stati formati da Dio allo stato purissimo. Cioè tutti gli ingredienti per formare un corpo umano, il Dio l'aveva preso dalla materia incontaminata. Invece Gesù doveva nascere da Maria Vergine, dalla materia contaminata, che doveva discendere da Adamo, per potersi ora presentare nuovamente al diavolo. Sono riuscito a farmi capire? Se qualcuno non l'ha capito, me lo dica, e io lo ripeto. Ma ripeto con parole più semplici. Amen. Quindi, quei tre uomini che si presentarono da Adamo, da Abramo, scusate, che certe volte sbaglio, da Abramo, e mangiarono, i loro corpi, anche se erano di carne, però non erano, la loro carne
non aveva subito contaminazione dalla natura di Adamo che aveva peccato dal giardino dell'Eden. Erano praticamente i loro tre corpi erano fatti di carne purissima, come lo era, ecco ci eravamo, quando il corpo di carne che avevano quei tre personaggi, i due angeli che distrussero Sodoma e Gomorra e quello dell'angelo dell'Eterno, allora erano carne incontaminata, perché dalla natura divina presa dalla materia, come lo era all'inizio, prima del peccato, il corpo di Adamo e di Eva. Loro avevano, perché inizialmente Adamo ed Eva avevano il loro corpo incontaminato, era purissimo, tant'è vero che parlavano con Dio a faccia a faccia. Amen? Quindi, vedete, la loro carne, il loro corpo era senza peccato. Quindi, allora, quando è Dio, vedete, fa incarnare un angelo per parlare con noi, lui non prende, vedete, non lo forma, non lo crea prendendo la carne di Adamo e di Eva che peccarono. Lui prende la carne che diede ad Adamo ed Eva prima di peccare. Amen? L'avete capito tutti? Dice sì. Allora, amen? Gloria a Dio. Vedete che belle cose che ne spiego il Signore? Alleluia. E ecco, allora, sia glorificato Dio. Vedete perché Gesù, quindi Maria Vergine, è stata non necessaria, indispensabile, perché Gesù doveva nascere non da carne incontaminata, ma da carne contaminata che l'aveva contaminato il diavolo, il peccato, il serpente nel giardino dell'Eden. Così quella stessa carne ora si autoriscattava. Gesù si ha riscattato quindi il genere umano, rendendolo nuovamente puro allo stato, quindi primiero, di quando, prima che appunto che Adamo ed Eva peccassero. Quindi il nostro corpo, una volta che noi crediamo in Gesù e accettiamo Gesù, ritorna senza peccato come era il corpo di Adamo e di Eva prima di peccare. Amen. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito, vedete? Dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Giovanni testimoniò di lui e gridò dicendo: questi è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. Amen. E non mi sento di aggiungere altro, perché il Signore è stato, credo, se non lo sono stato io non lo so, ma il Signore è stato molto chiaro. Amen. E a Lui come sempre va la lode, l'onore, la gloria ed il ringraziamento. Amen. Ringraziamento. Signore, in verità anche questa sera, Signore, ci vogliamo esprimere con semplici parole, dicendoti a chi ce ne andremmo per poter imparare tali cose, per poter venire a conoscenza di questi misteri. Tu solo sei Dio e tu solo conosci queste cose e le puoi spiegare a un livello tale da essere comprese anche dai bambini e dai lattanti. Io, Signore, fai che anche quello che abbiamo ascoltato ed imparato questa sera possa rimanere scolpito, Signore, nel nostro cuore, nella nostra anima, nella nostra mente, Signore, per non cancellarsi mai più, e che ti possiamo veramente amare come tu sei degno di essere amato, onorato come sei degno di essere onorato, e tutto, sia come figli e tu come padre, e noi, Signore, come creature, e tu nostro Dio. Alleluia, a te la lode, l'onore, la gloria, e a Gesù ora e sempre in eterno. Amen. Alleluia. Amen.
guardando dove Cristo mi chiama, la sua luce, e mi muovo con fermezza nel sicuro di arrivare fino al trono del mio cielo. E ritengo la parola, ho presente il suo consiglio, cerco e invoco la pietà. Alleluia, amen, alleluia. Così, oh Signore, anche questa sera ti chiediamo grazia, Signore, di benedirci tutti insieme, di accompagnarci alle nostre case, Signore, con la tua santa unzione, con la santa benedizione, Signore, con il tuo santo perdono per tutte le volte che veniamo meno. Alleluia, gloria al tuo nome. Fai, Signore, che ogni giorno che passa possiamo essere sempre più vicini a te. Signore, liberi da qualsiasi, Signore, peccato. Signore, sia esso fatto con parole, con opere. Signore, in qualsiasi modo, Signore, vogliamo essere puri.
Sì, oh Signore, vogliamo presentarci sempre davanti a Te come angeli del cielo, alleluia, candidi e puri, per poterti offrire veramente sempre la lode del cuore, i sentimenti dell'anima, come soave profumo, insieme a Gesù, che con Te lo benediciamo in eterno. Amen, amen, amen. E Dio sia lodato. Amen.